La giornata. Cosa c'è da sapere? Settimana di ripresa delle scuole in tutta Italia. Dopo Bolzano, oggi si ricomincia in Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. Venerdì le ultime regioni a rientrare in classe: Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Oggi, dopo la tappa in Qatar, la Premier Meloni torna dal G20 in India. Giovedì il ministro delle Infrastrutture Salvini riferisce in Parlamento sulla strage ferroviaria di Brandizzo. Domenica, invece, sarà a Pontida per il consueto raduno della Lega, dove ha invitato la destrissima francese Marine Le Pen. Chers amis italiens, c'est avec un très grand plaisir que je serai à vos côtés à Pontida le 17. À l'invitation de mon très grand ami Matteo Salvini. Un macigno per le alleanze del centrodestra europeo, sulle quali Salvini però non intende cedere in vista del voto. Tant'è che i popolari ora con il presidente Manfred Weber tornano a guardare ai liberali, girando le spalle ai conservatori. È lunedì 11 settembre. 50 anni fa si consumò il golpe di Pinochet in Cile. Durante la sua dittatura scomparvero oltre 3.000 persone e 22 anni fa, nel 2001, sempre l'11 settembre, l'attacco aereo alle Torri Gemelle a New York. Anche lì le vittime furono quasi 3.000. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. L'Africa, anche grazie al ruolo italiano, anche grazie all'attenzione italiana, è stata centrale in questo vertice. Per l'adesione, chiaramente, come membro permanente dell'Unione Africana nel G20, opzione che l'Italia era stata tra le primissime nazioni a sostenere con forza, quindi chiaramente lo consideriamo anche un nostro successo. Chiuso il G20 di New Delhi, il testimone passa al Brasile di Lula, presidente al suo terzo mandato, che si affretta a dire: nel novembre del 2024, se Vladimir Putin vorrà venire a Rio, non sarà arrestato. La Corte Penale Internazionale, come forse ricordate, lo scorso marzo ha emesso un mandato di cattura nei confronti del leader del Cremlino, con l'accusa di crimini di guerra per la deportazione forzata verso la Russia di bambini ucraini. Ma d'altronde, il vertice dei grandi che si è svolto in India in questo fine settimana ha lasciato aperte molte porte allo zar e nella dichiarazione finale ha puntato sul compromesso, cancellando la condanna a Mosca e richiamando invece i valori ONU violati dal Cremlino, sull'uso della forza per sbriciolare sovranità territoriali e indipendenza di altri stati, sull'uso inammissibile della minaccia nucleare, senza però citare esplicitamente la Russia. Così si è ottenuto il placet cinese e l'unanimità. Al tavolo sedeva anche il ministro degli esteri di Putin, Lavrov. Molti si aspettavano e qualcuno sperava che non ci sarebbero state delle conclusioni. E quindi arrivare a delle conclusioni significa che si sono stati fatti dei passi avanti significativi, e il passo avanti significativo, che secondo me non si può nascondere, è che le conclusioni fanno esplicito riferimento alle risoluzioni di condanna da parte delle Nazioni Unite dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Si può vendere come si vuole, ma questa è la realtà. E è stato un lavoro complesso, diciamo così, di cesello, che però a un certo punto ha portato anche la Russia a sottoscrivere le conclusioni, probabilmente per evitare un isolamento. Al G20 si è parlato di migrazioni e clima. Insufficienti gli accordi, sono preoccupato, ha detto il presidente francese Macron. E in effetti, per omaggiare il padrone di casa, non è stato preso alcun impegno temporale sullo stop ai combustibili fossili. Entro il 2030, è invece l'impegno, si dovrebbero triplicare le energie rinnovabili. Poi, guardando all'Italia, c'è da affrontare la questione del commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni. Da giorni riceve attacchi dalla maggioranza. Prima il ministro degli esteri Tajani, non si schieri con i rigoristi sul patto di stabilità. Poi Salvini, sembra che giochi con un'altra nazionale. Poi Meloni stessa, in conferenza stampa, mentre illustrava la stretta sulle baby gang. Guardi di più all'Italia. Ecco, a New Delhi la Premier ha quasi ignorato il suo predecessore. Solo il ministro dell'economia Giorgetti si è fermato a parlare con lui. Perché? L'ultimo rimprovero di Palazzo Chigi è che Gentiloni non si spenda abbastanza per un via libera all'accordo tra ITA e Lufthansa. La domanda Repubblica la rivolge alla Premier prima che lasci l'India. Esattamente qual è il punto? Per quello che riguarda il tema del commissario Gentiloni, sicuramente
la questione di ITA Lufthansa è una questione che è stata sottoposta al commissario Gentiloni, particolarmente al ministro Giorgetti, che ringrazio per il suo lavoro, la sua presenza, perché sta accadendo qualcosa di obiettivamente curioso, cioè la stessa Commissione europea che per anni ci ha chiesto di trovare una soluzione al problema ITA, quando troviamo una soluzione al problema ITA la blocca. Quindi noi non stiamo più capendo e vorremmo una risposta, e su questo è stato interessato anche il commissario Gentiloni. Risposta che è arrivata a stretto giro. La Commissione europea non ha ancora ricevuto alcuna notifica sull'accordo tra ITA e Lufthansa, dice alle agenzie di stampa un portavoce dell'esecutivo comunitario, ricordando che spetta alle parti coinvolte nell'intesa a notificare l'operazione. Per il Tesoro, invece, la notifica viene accettata da Prassi solo dopo un'istruttoria che la Commissione sta portando avanti molto minuziosamente nella fase di pre-notifica già avviata. Insomma, frizioni non da poco, proprio mentre tra Italia e Europa è aperto il confronto anche sulla candidatura dell'ex ragioniere generale dello Stato Franco alla guida della Banca Europea per gli investimenti. Infine, la Via della Seta. Nel corso di un colloquio di mezz'ora con il suo omologo Li Qiang, sempre a Delhi, la Premier ha reso masticabile l'addio italiano, non ancora esplicitato ufficialmente, ma di fatto introdotto dalla recente missione cinese di Tajani. Puntiamo sul partenariato, ha insistito anche la Premier, patto voluto da Berlusconi che da 19 anni promuove investimenti reciproci. Pare che Pechino, fatti due conti, non si sia contrariata, ma ha rinnovato all'Italia l'invito per l'anniversario dei 10 anni della Via della Seta, ad ottobre. Chi partirà da Roma? Un ministro, si dice. Meloni proprio no. La Giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.